Ottobre è solitamente uno dei mesi più caldi sul fronte delle uscite videoludiche e il 2016 non fa eccezione. Nei prossimi 30 giorni arriverà nei negozi un'incredibile infornata di titoli, vediamo quindi di orientarci fra le varie uscite. Il mese viene inaugurato dall'arrivo su console di Warhammer End Times Vermintide. Dopo aver riscosso un buon successo di pubblico su PC, il porting include un comparto tecnico migliorato, un ribilanciamento di alcuni aspetti del gameplay e tutti i DLC già usciti. Si tratta di un action game cooperativo in prima persona, con una struttura simile a Left 4 Dead, ma ambientato nell'universo di Warhammer. Il 7 ottobre arriva WRC 6, nuovo racing game con licenza ufficiale di World Rally Championship. Il team francese Kiloton Games ha lavorato duramente per dare vita a un gioco di corse arcade di alta qualità, ascoltando i consigli della community e limando i principali problemi del predecessore. Una delle uscite principali del mese è Mafia 3, anche lui in arrivo il 7 del mese. La storia è ambientata a New Bordeaux, ricostruzione virtuale di New Orleans nel 1968, e nel gioco vestiremo i panni di Lincoln Clay, afroamericano veterano del Vietnam. Mafia 3 è un action game open world che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere, grazie a un gameplay brutale, una trama ricca di colpi di scena e un comparto tecnico di buon livello. Il 7 esce anche Raid 2, nuova avventura corsistica di Milestone. Per questo sequel, lo studio italiano ha però fatto tesoro degli errori e dei feedback del pubblico, migliorando i vari aspetti che non hanno convinto la community. In particolare troviamo un garage ancora più ricco e completo. Inoltre vengono introdotte le moto a due tempi, le Super Motard e le Cafe Racer, che si aggiungono alle moto Naked e alle super sportive già presenti nel primo Raid. Migliorato anche il comparto tecnico, che risulta ora più fluido e curato. Pure le prime uscite di Nintendo del mese sono previste per il 7. Mario Party Star Rush è il nuovo episodio dell'omonima serie, disponibile in esclusiva su Nintendo 3DS. Star Rush presenta un format invariato rispetto a quello dei precedenti capitoli della saga, con l'introduzione di nuovi minigiochi pensati per valorizzare la componente multiplayer, vero cuore del gioco. Lo stesso giorno su Wii arriverà Paper Mario Color Splash, nuovo capitolo della serie sviluppata da Intelligent Systems. In questo episodio il nostro eroe avrà a disposizione un grande martello capace di colorare gli oggetti e dare vita così a carte speciali da utilizzare durante le battaglie. L'11 ottobre è la volta di una grande esclusiva Microsoft. Torna infatti Gears of War, il quarto episodio della serie ci metterà nei panni di JD, figlio di Marcus Fenix e della sua squadra, con l'obiettivo di salvare la città dall'invasione di un nuovo pericolosissimo nemico. Gears of War 4 propone una ricca campagna affrontabile anche in co-op, oltre al pieno supporto per il multiplayer competitivo e alla modalità Horda, qui riproposta in versione 3.0. Il gioco rientra inoltre nel programma Xbox Play Anywhere, acquistando una sola copia sarà quindi possibile utilizzare il gioco su Xbox One e Windows 10. Rimanendo in tema di machismo americano, lo stesso giorno di Gears esce anche Duke Nukem 3D 20th Anniversary Edition World Tour, una riedizione del gioco che oltre a tutti i contenuti del titolo originale include nuove armi e l'inedito episodio 5, capitolo che si snoda lungo 8 missioni. Il Duca non è l'unico a compiere 20 anni, sempre l'11 ottobre arriva anche Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration. Dopo essere uscito in esclusiva su Xbox e PC, il titolo arriva finalmente anche su PlayStation 4. Il gioco include tutti i DLC già pubblicati, la nuova modalità co-op stoicismo e un capitolo inedito per la storia, intitolato Legami di Sangue e giocabile anche con il visore PlayStation VR. Non è ancora finita, l'11 esce anche WWE 2K17. 2K Games propone la versione aggiornata dell'unico gioco sul mercato con licenza ufficiale della World Wrestling Entertainment. Gli appassionati di questo sport spettacolo potranno mettere le mani su un titolo coinvolgente e altamente spettacolare, esattamente come la disciplina a cui si ispira. Il 13 del mese, Konami pubblicherà il pacchetto definitivo per vivere appieno l'esperienza di Metal Gear Solid 5. Questa raccolta include il prologo Ground Zeroes, The Phantom Pain, Metal Gear Online e ben 39 DLC con armi, costumi e skin. Sempre il 13 arriverà nei negozi il tanto atteso visore VR per PlayStation 4, accompagnato da una buona lineup, che permetterà sin da subito di esplorare le potenzialità della realtà virtuale su PlayStation 4. Tra i giochi disponibili nella finestra di lancio troviamo Rez Infinite, Batman Arkham VR, lo sparatutto Farpoint, Drive Club VR, Riggs, Until Dawn, Rush of Blood e il pacchetto PlayStation VR Worlds, che include 5 diverse esperienze. Il 13 uscirà su Steam anche Shadow Warrior 2. Gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno fatto tesoro delle critiche ricevute e per questo sequel hanno corretto tutti gli aspetti negativi del predecessore. Il titolo presenta nuovi livelli, un gameplay ancora più frenetico e veloce, un arsenale ancora più ricco e il pieno supporto per la co-op fino a 4 giocatori. Il 14 ottobre è invece la volta di Skylanders Imaginators. Caratteristica principale di questo nuovo capitolo è il ricco editor che permetterà di liberare la fantasia per dare vita a nuovi eroi.
Lo stesso giorno arriva finalmente in Europa Dragon Quest Builders, uno dei titoli realizzati per festeggiare il 30° anniversario della saga. Il gioco fonde l'universo di Dragon Quest con meccaniche tipiche del building game, con uno stile ispirato a quello del popolarissimo Minecraft. Inizialmente attesa per la fine di luglio, la raccolta Batman Return to Arkham arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 18 ottobre. Ed eccoci finalmente arrivati ad un'altra delle grandi uscite di ottobre. Battlefield 1 arriva il 21 del mese. Nuovo episodio della popolare serie targata DICE, il titolo vedrà i giocatori impegnati a combattere durante la Prima Guerra Mondiale, reimmaginata per l'occasione. Con questo titolo DICE vuole alzare l'asticella per quanto riguarda la modalità single player, con l'obiettivo di fornire una campagna avvincente, ben narrata e ricca di colpi di scena. Grande attenzione è stata posta anche per il comparto multiplayer. In particolare lo studio svedese ha lavorato duramente per migliorare e ottimizzare il netcode. Il 21 è anche il giorno di Sid Meier's Civilization 6. Firaxis non punta a rivoluzionare il genere, quanto a migliorare una formula di gioco già ampiamente collaudata. Con Civilization 6 il team vuole offrire nuove opzioni per la gestione della popolazione e dei territori, oltre a un comparto multigiocatore profondamente rivisto con l'arrivo di nuove modalità. Ultima uscita del 21 ottobre è Rhythm Paradise Megamix. Il titolo include oltre 100 minigiochi, 30 dei quali assolutamente inediti, e 70 remixati dalla versione per Game Boy Advance e Nintendo DS, riproposti con grafica ridisegnata e un nuovo sistema di controlli. Rhythm Paradise Megamix presenta una modalità campagna per giocatore singolo e offre il pieno supporto per il multiplayer in locale fino a 4 utenti con una sola cartuccia. Da citare l'uscita prevista per il 25 di Darksiders War Master Edition, titolo che include tutti i DLC già pubblicati all'epoca, oltre a numerose migliorie tecniche che includono il pieno supporto per i 1080p e 60 fps. Lo stesso giorno arriva Ashes of Ariandel. È il primo DLC di Dark Souls 3, una nuova espansione che ci porterà a visitare il regno innevato di Ariandel. Ci avviciniamo alla fine del mese, ma le uscite non finiscono. Il 28 arriverà nei negozi il sequel di Dragon Ball Xenoverse. Questo seguito presenta un gameplay essenzialmente identico a quello del primo episodio, con piccole migliorie per quanto riguarda il bilanciamento generale. Tra le novità segnaliamo la presenza di nuove arene, oltre a un roster aggiornato. Un mese prima rispetto all'uscita di Final Fantasy XV arriva nei negozi World of Final Fantasy, gioco di ruolo che si contraddistingue per un comparto grafico coloratissimo e vivace, con personaggi disegnati in stile super deformed. Scopo del gioco è quello di trovare, accudire e addestrare mostri leggendari. Nei panni dei due gemelli protagonisti della storia partiremo per un lungo viaggio in una terra misteriosa, con tanti dungeon da esplorare alla ricerca di creature sempre più potenti. Il 28 torna anche Skyrim. Uscito originariamente nel 2011, The Elder Scrolls 5 Skyrim ha riscosso un incredibile successo di critica e pubblico, vendendo oltre 11 milioni di copie. In attesa di saperne di più su Tess 6, possiamo avventurarci nuovamente nel mondo di Tamriel, con l'edizione rimasterizzata del quinto episodio della serie. Questa remastered presenta texture più definite e un sistema di gestione di luce e ombre completamente riprogettato. Si chiude in bellezza con Titanfall 2. Il sequel presenta tante novità, tra cui l'aggiunta della modalità campagna, nuove abilità per i titani e per i piloti. Presenta ovviamente il pieno supporto al multiplayer, il quale sarà supportato a lungo con la pubblicazione di nuove mappe e modalità distribuite come DLC gratuiti. Sicuramente uno sforzo da premiare.